Buonasera e benvenuti a Pro L'Aquila. Non è andata bene ai rossoblù di Carlo Perrone, il derby perso al Bonolis di Teramo per 2-1. Tanto rammarico anche per qualche occasione di troppo sprecata della formazione rossoblù. Ne parleremo nel nostro consueto appuntamento del martedì dedicato al Girone B della Lega Pro. A onorare questo appuntamento dedicato all'Aquila Calcio è il direttore generale della società rossoblù, Fabio Aureli. Buonasera direttore. Buonasera a voi, grazie. Grazie della sua disponibilità. Non poteva mancare Paolo Ljubic, il grande tifoso e pionista tecnico della nostra trasmissione. Ciao Paolo. Buonasera Giulio, buonasera a tutti. Tra poco dovrebbe raggiungerci anche Gianmarco Menga, naturalmente è l'occasione di rivisitare insieme i momenti essenziali del derby dello stadio Bonolis, dove l'Aquila ha buttato via la grande opportunità di tirarsi fuori dalla zona play-out, anche se c'è tempo, ci sarà modo per affrontare nel migliore dei modi questa corsa a salvezza. A 6 giornate dalla conclusione, l'Aquila quota 28 punti dopo 28 giornate, in virtù dei 7 punti di penalizzazione che costringono l'Aquila a soffrire in questo finale. Sono tra l'altro altrettanto 7 punti che sono stati restituiti dalla giustizia sportiva, e forse questo è il motivo di quella sorta di appagamento, possiamo chiamare anche come calo di tensione, che probabilmente sta danneggiando l'Aquila nelle ultime partite. Giriamo subito questa considerazione al direttore generale Fabio Aureli. Cosa sta succedendo all'Aquila dal punto di vista psicologico, direttore? Ma dal punto di vista oggettivo, sicuramente dopo la restituzione dei punti da parte della Corte d'Appello federale i risultati non sono stati ottimali, perché la sconfitta di Carrara era precedente, poi c'è stato la sconfitta di Sant'Arcangelo, il pareggio con il Pisa e ancora la sconfitta a Teramo. Da un punto di vista delle prestazioni però dobbiamo dire che la società, la squadra si è espressa sicuramente degnamente. Peccato, perché abbiamo purtroppo tanti rimpianti, perché potevamo sicuramente avere bottini meno magri in questo filotto di partite, in virtù di prestazioni, ripeto, sicuramente positive, ma è mancato quel pizzico di cattiveria non solo sotto porta, perché spesso ho sentito magari mettere sul banco degli imputati il pacchetto degli attaccanti, però anche prendere gol magari in maniera non molto attenta ha danneggiato un po' alla fine nell'economia dei risultati. Quindi dobbiamo essere tutti quanti consapevoli che dobbiamo tirarci fuori da questa situazione, farlo già da domenica, che è una partita molto molto difficile, dove però non abbiamo nulla da perdere contro una grande squadra. Però questa squadra, la nostra, ha dimostrato che già con tutte le partite, tutte le squadre, anche quelle più blasonate, ha saputo tenere testa, e possiamo anche in questa fase, secondo me, pensare positivo e andare a prenderci i punti di cui abbiamo bisogno. Con l'aiuto della regia andiamo a vedere insieme il quadro completo dei risultati di questa 28esima giornata di campionato. Maceratese batte Prato 1-0, Maceratese peraltro prossimo avversario dell'Aquila. Lupa Roma, Sant'Arcangelo 0-0, 2-1 del Teramo sull'Aquila. Pistoiese sconfitto in casa dal Pontedera per 3-1, questo è un risultato sicuramente favorevole per la classifica dell'Aquila. Probabilmente non ci aspettavamo il successo del Tutto Cuoio contro l'Ancona per 1-0, poi c'è il pareggio del Rimini contro la Carrarese, Lucchese Arezzo 0-0, Siena Pisa 0-0 e poi la capolista SPAL che ha battuto agevolmente il Savona per 4-0, a questo punto ipotecando la sua promozione in Serie B. SPAL che guida la classifica con 61 punti, Pisa al secondo posto con 53, Maceratese 52, Ancona 46, poi c'è questa vera e propria frattura con il resto delle squadre che occupano le prime posizioni, ma piuttosto lontane dalla zona playoff, vale a dire la Carrarese con 40, Pontedera 39, Siena 38, Arezzo 37 insieme al Teramo, Tutto Cuoio 33, Lucchese 31, Sant'Arcangelo 29 insieme alla Pistoiese e al Rimini, ed eccola l'Aquila in questo momento in quart'ultima posizione con 28 punti, davanti al Prato a 26, Lupa Roma 21, 11 i punti conquistati dal Savona, ormai condannato alla Serie D. Nei locali della caffetteria Dolce Co, che ci ospita in questo numero di Pro L'Aquila qui a TV6, ci ha raggiunto Gianmarco Menga, collega naturalmente dell'emittente abruzzese TV6, inviato dell'Aquila per l'Aquila Calcio per questa televisione, ma soprattutto direi da poco tempo scrittore di grande successo,
per il libro dedicato ad Annunzio, che abbiamo scoperto essere stato, oltre che un grande poeta, anche un giornalista sportivo. Caro Gianmarco, benvenuto e complimenti. Benvenuti a tutti, Giulio. Beh sì, diciamo che è un periodo particolare per me, questo libro sta superando un po' tutte le aspettative che avevo e credo che insomma si siano toccati le corde giuste, no? Perché comunque sono curiosità che magari non molte sapevano e che si abbinano tra l'altro all'ambito che trattiamo per lavoro quotidianamente, giornalista sportivo. Non grande giocatore, giocò nei primi anni diciamo di permanenza a Francavilla al Mare, poi lo atterrarono in spiaggia, perse due denti e da lì al massimo palleggi solitari per Gabriele D'Annunzio. Tra l'altro vieni da un tour nazionale vero e proprio, hai girato un po' tutti gli studi televisivi da Sky a Mediaset passando per la Rai, quindi immagino che sarai molto stanco, ma questo non ti ha impedito di seguire il derby contro il Teramo, di seguire le vicende recenti dei rossoblù di Carlo Perrone. Tra l'altro ti arrivano i complimenti anche dal tuo grande maestro di giornalismo che è Dante Capaldi, che ho avuto modo di sentire proprio ieri, e credo che sia da dedicare questo grande successo proprio al tuo grande maestro. Sì, assolutamente, anche perché diciamo che è stato anche uno dei pionieri di questa mia scoperta, di questa mia ricerca. Fu lui tra l'altro a indirizzarmi tramite un articolo di giornale a questo aspetto del giornalismo sportivo che poteva riallacciare D'Annunzio, da lì partirono anche le mie ricerche. È stato presente all'Aurum alla presentazione della scorsa settimana, mi ha fatto molto piacere. Tra l'altro preannuncio in questa sede che stiamo organizzando una data qui nella mia città, perché non è assolutamente mia intenzione quella di snobbare la città che mi ha dato i natali. D'altronde era ovvio e credo doveroso fare la prima data in Abruzzo a Pescara per le ovvie vicinanze anche territoriali con D'Annunzio, però ecco, prima delle altre date su Roma, un po' in giro per l'Italia, nel mese di aprile a breve fisseremo una data qui all'Aquila e anche in quel caso uno degli ospiti d'onore sarà Dante Capaldi. L'occasione tra l'altro ideale per salutare Dante, che ci segue proprio da Pescara ormai da diversi mesi, sperando anche di averlo come ospite per ripercorrere un po' insieme anche quella che è stata la storia dell'Aquila Calcio, la storia direi del giornalismo televisivo qui all'Aquila. Paolo Ljubic naturalmente non poteva mancare al Bonolis di Teramo, con la sua passione e la sua grande competenza dal punto di vista tattico va inquadrata in una certa maniera, no? La lettura di questo derby, partendo dalle scelte di Perrone che poi commenteremo, analizzeremo anche con Fabio Aureli e con Gianmarco Menga, però balza all'occhio qualche scelta che può essere discussa in questa sede. Naturalmente poi è sempre facile ragionare con i risultati sotto mano, però qualcosa non è andato sotto diversi aspetti. 3-5-2 di partenza scelto da Perrone con la coppia d'attacco Perna De Sousa, poi De Sousa è uscito alla fine del primo tempo con San Domenico un po' frenato sulla corsia di destra, forse ha sofferto un po' troppo di Paolo Antonio, però insomma nella ripresa non è riuscito ad incidere come forse si aspettava il migliore realizzatore dell'Aquila. I problemi però, le responsabilità sono un po' di tutti, no? In questa disfatta. Sì, Giulio, hai detto bene tutto quanto. E il fatto, ricollegandomi subito al fatto di San Domenico ha avuto immediatamente dei problemi di... non riusciva ad entrare come sempre nella difesa avversaria. La cosa è imputabile a grossi raddoppi di marcature e quindi momentaneamente abbiamo visto nel primo tempo San Domenico non riuscire a arrivare a rete, diciamo, come aveva fatto in altre circostanze. Poi abbiamo visto un cambio di fascia di San Domenico, è stato portato sull'altra fascia per cercare di cambiare qualcosa. Però io direi che il problema comunque principale non è stato tanto del modulo di gioco, come spesso abbiamo detto qui in trasmissione. Stavolta noi abbiamo visto innanzitutto una riconferma positiva, parlo anche a nome di parecchi tifosi, di Milicevic e di Boulevardi, che hanno fatto un ottimo lavoro, specialmente Boulevardi, e Milicevic addirittura ha spadroneggiato nel centrocampo e è riuscito a toccare parecchi palloni. Per quanto riguarda invece lo scollegamento tra difesa, attacco e centrocampo, appunto c'è continuato a stare, ci sono stati degli errori nuovamente individuali, quindi io non ho visto errori di modulo, ma errori individuali che purtroppo poi hanno portato a questa partita al fine che tutti abbiamo visto, quindi abbiamo perso 2-1, però diciamo che tatticamente la nostra squadra non ha avuto nulla di meno del Teramo, dicevamo a microfoni spenti, abbiamo giocato secondo me alla pari, abbiamo rischiato anche di pareggiare con una palla all'ultimo minuto,
anzi era il 47esimo, 48esimo del secondo tempo, una palla quasi a porta vuota che purtroppo la fascia avanzata, cioè Perna, purtroppo non è riuscita a portare in gol, quindi un po' addolorati per quella palla al 97esimo, diciamo, al 95esimo. Allora, cosa ha sbagliato l'Aquila Calcio? Qualcosa di importante già ha detto Fabio Reli, nel senso che questo calo di rendimento ha coinciso, forse sarà una casualità, con i 7 punti restituiti dalla giustizia sportiva alla società del presidente Chiodi. Sul piano del temperamento però e del carattere ci aspettiamo una reazione di tipo diversa, direttore, su questo siamo un po' tutti d'accordo, no? Ci aspettiamo una squadra più presente a se stessa, perché il valore dell'Aquila non è certo quello espresso in questo momento dalla classifica. Assolutamente no, l'ho detto poc'anzi, questa è una squadra che ha fatto delle prestazioni e dei risultati importanti durante questo campionato e l'ha dimostrato che ci sono state giornate più che positive dove i ragazzi hanno con tutta tranquillità raggiunto l'obiettivo prefissato. In altre partite invece c'è stato un po' più di difficoltà nell'impostare, nel far valere le proprie qualità, anche perché insomma siamo anche in una fase finale della stagione dove ci si conosce un po' tutti, quindi gli allenatori studiano l'Aquila come il nostro staff studia le squadre avversarie di volta in volta, quindi i nostri punti di forza sono ben noti e quindi bisogna sempre cercare qualche alternativa, qualche variabile magari per poter provare a spiazzare gli avversari. Comunque la società, una cosa importante, ha dimostrato anche in questi giorni, prima e dopo le feste di Pasqua, di voler assolutamente il bene di tutti, facendo dapprima un intervento secondo me molto importante prima della fine del ciclo di allenamenti prefestivi al campo con il presidente Chiodi, con Eliseo Iannini e Davide Iannini, lo sponsor Iannini, dove si è stretta la squadra intorno a loro, e oggi, questa mattina, sempre allo stadio d'Acquasanta, a fine allenamento tutta la proprietà insieme quindi a Chiodi, Mancini, c'era lo stesso Iannini, c'erano i soci Brunamonti, Cipriani e Mililli, si è ribadito con fermezza l'intenzione di andare avanti compatti insieme, però strigliando i ragazzi e quindi dando loro ancora nuova linfa, nuova importanza, dando loro nuova fiducia per affrontare questo finale di stagione che è veramente per noi cruciale. Insomma, c'è stato un modo quindi di avere quasi un faccia a faccia, no? Con la squadra, un chiarimento, una riunione tra dirigenti, tecnico e giocatori. Questo è il miglior modo per ritrovare la fiducia, per ritrovare soprattutto la concentrazione contro un avversario durissimo, quello del prossimo turno, la Maceratese, che cerca di scalare posizioni in zona playoff. I marchigiani sono in questo momento terzi alle spalle del Pisa. Allora, Gianmarco Minga, una situazione che si è andata complicando in queste ultime settimane, proprio nel periodo in cui tu sei dovuto dedicare naturalmente a questi giri per la penisola tra uno studio televisivo e l'altro per presentare questa splendida opera di cui abbiamo già parlato prima, però quest'Aquila deve ritrovare se stessa. In quale maniera, secondo te, quali sono stati gli errori soprattutto commessi in queste ultime partite? Prima Paolo ha analizzato quelle che sono state le scelte di Perrone, la posizione di San Domenico, magari anche l'occasione, per quanto poi l'operato di Perrone sia stato straordinario in questo campionato, è anche l'occasione per tornare su qualche particolarità, no? Non c'è niente di male, se magari cerchiamo di capire cosa è stato sbagliato. Io ho seguito chiaramente anche a distanza, però mi sono documentato sia vedendo le partite sia rimanendo anche un po' in contatto con il direttore Battisti, insomma anche per sapere diciamo tutte le notizie di squadra. Io sarò un po' fuori dal coro, ma non sono così preoccupato, perché credo che ci sia un aspetto mentale alla base, guarda caso dopo la riduzione dei punti in classifica come diceva Fabio Aureli, e secondo me questa è una componente importante, perché nel gioco questa squadra non è mai mancata, ma tornando anche al discorso di Paolo, se andiamo ad analizzare, è mancata nella cattiveria, che è una cosa ben diversa, perché magari la sfortuna sul palo di Boulevardi con quella grande acrobazia, però voglio dire, l'errore di Perna, che non è il primo, magari un mese fa l'avrebbe messa dentro, e si sa che magari partite come quella di Teramo sono decise da episodi. Sai che mi piace molto analizzare dal punto di vista tattico come Paolo la squadra. Io credo che la bravura di Perrone nelle ultime settimane sia di aver trovato due elementi che possono fare la fortuna dell'Aquila a centrocampo da qui alla fine, che sono Boulevardi e Milicevic. Però
avendo trovato questi due elementi, adesso è come se abbiamo tirato la coperta dall'altro lato e bisogna ritrovare le misure. In che senso? In difesa, personalmente, la bocciatura, tra virgolette, la chiamerei così perché dal rientro dall'infortunio è stato sempre in panchina, di Maccarone per me non è concepibile, soprattutto dal punto di vista fisico, conoscendo anche le formazioni che sono in Lega Pro. E da quello che, dalle voci che mi giungono, potrebbe essere la volta buona di rivederlo in campo con la Maceratese, non so se con un cambio di difesa da 3 a 4 o restando con la difesa a 3. E bisogna recuperare Ceccarelli, che lo nominiamo da inizio campionato, so che sta migliorando fisicamente ed è importante che anche lui dia una mano in questo momento, soprattutto dal punto di vista qualitativo. Non so se è stato già detto, ma proprio oggi dovrebbe essere tesserato Chirieletti, guarda caso un terzino in più per Perrone, proprio nell'ottica di un cambio di modulo, di un ritorno alla difesa a 4 eventualmente. Per quanto riguarda San Domenico, sentivo anche alcuni commenti sul web, diciamo, di questo cambio che c'è stato dopo diverse settimane da seconda punta a nuovamente esterno di centrocampo. Chiaramente in questo caso Perrone credo che se la volesse giocare con due punte più fisiche, mettendo De Sosa con Perna, il campo non gli ha dato ragione, ma torniamo al discorso degli episodi. Però in linea generale secondo me bisogna far riquadrare la difesa, perché Scotti sta facendo un grandissimo campionato, ma ultimamente la difesa non è solida come lo era in passato, e in campionati come questi bisogna non prendere prima che darle. A centrocampo bene i due inserimenti che dicevo di Milicevic e Boulevardi, ma come detto bisogna ritrovare Ceccarelli, c'è questa scoperta di Stivaletta che potrebbe sfruttare il fisico nella parte avanzata, l'abbiamo già visto qualche settimana fa schierato nel secondo tempo al posto di Perna. Insomma, io credo che ci siano varie idee nella testa di Perrone, è il momento però di essere più lucidi rispetto al passato, di mettere le idee in ordine e di fare un filotto in queste ultime sei partite, perché bisogna giocare alla morte per cercare anche di evitare i play-out, che poi sono un po' un terno all'otto. L'Aquila credo che ce la possa fare, anche la vicinanza della società è un bel segnale, perché anche dagli errori si impara. Questa società ha sicuramente commesso degli errori in passato, è stata accusata di essere poco presente nei momenti cruciali. Gli scorsi campionati e le scorse delusioni hanno anche aiutato a comportarsi in maniera diversa, come abbiamo visto anche sotto Pasqua, in questi momenti di difficoltà. Quindi questo bisogna darne un plauso sicuramente. Ampia panoramica di Gianmarco Menga su due aspetti che reputo essenziali in analisi di questo post derby: il mancato utilizzo di Maccarone, la cui esperienza è sempre più importante, soprattutto adesso per la difesa dell'Aquila, troppi buchi lì dietro nelle due azioni del gol del Teramo, soprattutto la prima. Tra poco sentiremo Perrone, però, che ha parlato di un evidente fallo di Cosentini che avrebbe viziato l'azione del gol del Teramo. Anche nella seconda segnatura, insomma, Caidi è andato a staccare con troppa facilità di testa per il vantaggio che poi ha deciso il match dello stadio Bonolis. Le note liete arrivano dal centrocampo: Boulevardi, Milicevic, due giocatori a tratti di categoria superiore. Paolo Ljubic. Sì, adesso sentendo l'attenta analisi di, come sempre, di Gianmarco, ho potuto notare che comunque nella sua attenta analisi ha ripetuto varie volte appunto il cambiamento. Il cambiamento è stato una cosa non solo fatta a parole, ma fatta dal mister Perrone troppe volte, secondo noi. Quindi ovviamente Pesoli nell'azione del primo gol si è trovato non in linea con tutta l'alta, si è trovato in controtempo e quindi è riuscito a lisciare, diciamo, una palla tra virgolette, cosa che non è da Pesoli, insomma, un giocatore che tutti conosciamo, ha militato in Serie B. Quindi il fatto del cambiamento per me può imputare questo fatto degli errori umani, degli errori individuali che si sono ripetuti. Per quanto riguarda il secondo gol, stessa cosa, 3-4 corner, io l'ho visto bene dalla tribuna, nei quali mancava una torre, cioè avevamo tutti i giocatori non altissimi, sull'1,80, 1,78 e 80, e sappiamo quanto è importante invece avere una torre sull'1,86, 87, adesso non so quanto è alto Maccarone, comunque secondo me era fondamentale nella fase difensiva. Quindi ecco, questo fatto qui che io ho notato è stato quello appunto di una discordanza, di una non continuità di un modulo, e che ha portato a queste situazioni, perché dopo tutto la squadra ha sempre giocato bene. E negli episodi siamo stati sfortunati, diciamo, a Teramo. Grazie a Paolo Ljubic. Torniamo al direttore generale dell'Aquila Calcio, Fabio Aureli. Allora, queste analisi tattiche della partita. A proposito di squadra, c'è un nuovo tesseramento di cui parlava Gianmarco Minga, che lei ci può confermare. Sì, confermiamo. Grilletti, fino a giugno, un giocatore che ha già avuto esperienze con Perrone per 2 anni a Salerno.
viene da una squadra di Serie A rumena, è con noi aggregato da metà gennaio, ha recuperato appieno la condizione, quindi lo staff tecnico ha dato l'ok per le garanzie che il ragazzo doveva dare per finire questa stagione con noi. Direttore, a prescindere dai 7 punti di penalizzazione che sono rimasti, diciamo prima che questa posizione non riflette affatto, la posizione di classifica non riflette affatto i valori intrinseci di questo organico, per come è stato costruito quest'estate, anche se naturalmente il progetto di quest'anno era diverso dagli anni passati, insomma miravate ad una tranquilla salvezza. E a tratti è sembrata anche una squadra che potesse fare molto di più di una tranquilla salvezza. Adesso invece ci troviamo in questa situazione, bisogna lottare, ci sono 6 partite, 18 punti a disposizione, tutto è ancora in ballo. Su quale squadra l'Aquila deve fare la corsa? Ce ne sono diverse, no? Per esempio lo stesso Sant'Arcangelo, una squadra con la quale c'è il grande rammarico di aver buttato via punti preziosissimi. Per fortuna però i risultati dell'ultimo turno, proprio del Sant'Arcangelo, ma direi anche della Pistoiese in casa con la Cararese, non hanno peggiorato il quadro della classifica. Qui parliamo davvero di pochissimi punti, cioè di 5 squadre racchiuse in appena 2-3 punti. Quindi insomma la situazione non è peggiorata in maniera evidente dopo il derby con il Teramo. Fermo restando che il Teramo è una squadra costruita per salire, non quest'anno, almeno il prossimo anno. Noi sappiamo comunque le risorse della società di Campitelli, quindi c'è almeno la soddisfazione di aver giocato una partita equilibrata. I tifosi non saranno d'accordo forse con questa considerazione, perché con il Teramo e soprattutto con le squadre abruzzesi occorre sempre, sempre vincere. Però il Teramo non vinceva da quasi 3 anni, insomma c'è anche dietro, no, un discorso di statistica che, come lei sa, anche noi giornalisti sportivi siamo soliti considerare, cioè prima o poi comunque questi dati ti condannano, prima o poi diciamo il tabù per il Teramo doveva essere sfatato. Partiamo da questa considerazione e poi torniamo sulle dirette concorrenti per la salvezza. In effetti speravamo che non venisse sfatato nemmeno in questa occasione, comunque ripeto, gli episodi sono stati assolutamente negativi nel derby, ma come lo sono stati ad esempio a Carrara e in altre occasioni. Posizione in classifica sicuramente deficitaria rispetto alle qualità del gruppo. Io guardo il bicchiere mezzo pieno, vuol dire che quindi questo gruppo ha le possibilità per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona play-out. Non faccio conti su altre squadre, non sono abituato a fare tabelle o rollini. Noi dobbiamo ragionare settimana per settimana cercando di mettere nel mirino un avversario per volta. Adesso c'è la Maceratese, non mi importa nemmeno le altre concorrenti, quando giochino, come giochino. La sera della domenica, con magari un risultato positivo in tasca da parte nostra, possiamo ragionare sulla settimana successiva. Solo così, secondo me, potremmo anche mettere un pochino di pressione in meno sui ragazzi, ragionare una settimana alla volta, perché dovessimo iniziare a tirar fuori tabelle, incroci e scontri diretti, magari si rischia di dissipare qualche energia positiva che invece va messa in campo e pensare solo a correre e a lottare più degli avversari. Loro devono andare in campo e sapere che comunque hanno di fronte 11 giocatori e il ruolo di ciascun giocatore è quello di fare meglio di quello che c'ha di fronte. Perché un pizzico di rabbia, direi unita anche a tanta chiarezza nelle parole di Fabio Reli, che confermano come l'Aquila deve pensare a se stessa, perché se queste partite non verranno sbagliate dall'Aquila, come noi tutti ci auguriamo, poi non sarà neanche necessario vedere cosa hanno fatto le altre, perché l'Aquila è molto molto consapevole delle sue risorse, delle sue possibilità. Questo capisco al volo dalle parole del direttore Aureli, che vorrei coinvolgere anche su un'analisi tecnica. Prima dicevo l'Aquila ha onorato il derby comunque una partita equilibrata, non giocando all'altezza delle aspettative per quello che era accaduto nei precedenti derby contro il Teramo. Ci sono state delle scelte che hanno fatto discutere, prima Paolo Ljubic ma anche Gianmarco Menga sono tornati sull'importanza adesso dell'esperienza di un giocatore come Maccarone. Come sta fisicamente Maccarone? Perché altrimenti ecco, il suo accantonamento non si spiega, soprattutto in una partita così complicata e così delicata come la gara contro il Teramo. Maccarone diciamo che sta recuperando appieno dopo lo stop che tutti conosciamo, l'ha tenuto lontano per quasi 2 mesi, dopodiché ha avuto la partita di Carrara dove è stato espulso, quindi un turno di squalifica e poi per scelta tecnica, perché fondamentalmente anche lo stesso Pesoli, che non ha espresso le sue migliori prestazioni nelle ultime 2 partite, dobbiamo ammetterlo,
ma è arrivato all'Aquila, quindi all'inizio del mercato di gennaio sicuramente molto più in forma, e contiamo comunque di recuperare già per domenica nel migliore dei modi. Cosentini stava facendo un grande campionato, Piva adattato a centrale stava facendo bene, quindi diciamo Perrone ha voluto dare continuità al pacchetto difensivo decidendo comunque di giocare a tre per le partite precedenti e ha fatto semplicemente una scelta tecnica. Non escluso comunque che un giocatore come Giordano, che è sicuramente un elemento importante per noi, possa essere di grande aiuto per questo finale di stagione, e credo che questo il mister lo abbia ben valutato. Per quanto riguarda poi invece il derby e alcune posizioni, su tutte San Domenico, che ho sentito è stato quello che ha destato più di scalpore tra gli addetti ai lavori, ricordiamoci anche che però fu la mossa vincente nel girone d'andata, nel derby d'andata. Questo a dimostrare che a volte non esiste una miscela vincente per tutte le occasioni, ma davvero bastava poco, bastava anche magari che con un pizzico in più di fortuna il palo di Boulevard entrasse nel primo, dopo 10 minuti magari stavamo parlando di un'altra partita. Cioè, se il palo di Boulevard c'è stato solo 0-0, solo 0-0, quindi così come la zampata che poteva essere vincente di Perna, un giocatore che troviamo un po' smarrito. Non deve essere un processo questo a Perna, questo della nostra trasmissione, perché chiaramente i tifosi non hanno gradito la prestazione di questo attaccante, un po' croce d'edizia di quest'anno, ha fatto dei gol difficili e anche dei gol pesanti, questo va ricordato, 5 gol molto pesanti in questa stagione, però è pur vero che la differenza in questa partita e forse anche in altre gare recenti dell'Aquila l'ha fatto proprio il diverso rendimento degli attacchi, no? L'attacco del Teramo puntuale, preciso, alla prima occasione hanno realizzato con Moreo, l'Aquila poteva fare molto meglio lì davanti, proprio in quegli ultimissimi secondi di gioco davanti alla curva dei sostenitori aquilani, è questo che crea, no? maggiore sconforto, maggiore delusione, aver mancato un gol a porta vuota. Direttore, io mi metto nei panni dei tifosi e mi metto anche nei panni di Perna, il quale sarà il primo ad essere dispiaciuto. Va recuperato innanzitutto come giocatore, no Raffaele? Ma assolutamente sì, perché lui è il primo che avrebbe voluto incrementare il suo scopo. Fare un gol nel derby in quel modo voleva dire entrare anche lui nella storia, ci voleva entrare sicuramente in maniera diversa. È un ragazzo che lotta, non possiamo imputargli nulla dal punto di vista dell'impegno, della qualità anche della quantità. Chiaramente qualche segnatura in più lo avrebbe proiettato sotto tutt'altra ottica in questo finale di stagione, ma io sono convinto che in queste restanti 6 partite può essere anche lui un'arma decisiva per la nostra squadra, perché finora è pur vero che ci siamo aggrappati un po' tutti alle prodezze, perché sono state prodezze quelle di San Domenico, ma gran parte dei suoi gol di San Domenico sono stati anche, andiamo a rivedere, su assist dello stesso Raffaele, così come Sasà è stato fondamentale in alcuni assist, quindi contraccambiando il favore. Io vedo un gruppo affiatato che vuole raggiungere l'obiettivo e i conti li faremo alla fine, anche non solo sui gol ma sui punti e su tutto quello che ancora dobbiamo incamerare. Ci concediamo una pausa con le considerazioni di Perrone nel dopogara del Bonolis. È utile tornare indietro anche di diversi giorni per sentire le voci dei protagonisti e per integrare naturalmente quelle che sono le premesse di questo appuntamento di Pro L'Aquila, dedicato quasi interamente alla Derby, ma che ci proietterà inevitabilmente al match contro la Maceratese del prossimo turno del girone B di Lega Pro. A tra poco. Non solo per l'azione finale, ci sono stati sicuramente parecchi episodi che non ci hanno girato bene. A partire dal palo interno, salvataggio, due salvataggi sulla linea, il tiro di Milicic impallato, il gol che è venuto da un'azione irregolare precedente, un fallonetto su Cosentini non fischiato e poi l'ultima azione, quindi ce n'è per essere rammaricati. Torniamo allora a parlare del campionato di Lega Pro, di questo campionato che si va complicando per l'Aquila Calcio, ospiti del locale, della caffetteria qui all'Aquila, la caffetteria Dolce Co, che ci ospita per questo appuntamento dedicato al giovedì di Lega Pro, Paolo Ljubic. Allora, abbiamo sentito anche dalla voce del direttore generale Fabio Aureli, insomma, il rammarico per aver perso punti preziosi nelle ultime settimane, ma c'è anche l'energia, la forza di continuare, di guardare avanti, perché c'è la massima fiducia nella qualità di questi giocatori, a iniziare da chi ha sbagliato un po' troppo come Perna, no? Un giocatore che naturalmente sente il peso dell'ultimo errore, un clamoroso errore che ha alimentato un po' la delusione di tutti i tifosi dell'Aquila, tra l'altro in gran numero. Vogliamo sottolineare ancora una volta la grande generosità dei tifosi organizzati dell'Aquila Calcio, più di 250, un numero importante,
se consideriamo il momento, no? Anche la scarsa affluenza di quest'anno e gli anni passati al Fattori. Sì, partendo dalle foto, come hai detto tu giustamente, abbiamo visto dei bei reportage sui giornali, sui network, questi famosi che sono sui computer, sui PC. Dai PC abbiamo visto la differenza anche di numero. Penso che comunque eravamo in parità tra tifosi dell'Aquila e del Teramo, tenendo presente che noi appunto venivamo facevamo una trasferta, quindi insomma la situazione è stata positiva. E come numero di spettatori, buoni come sempre, Teramo ha una bella tribuna, sempre folta. E quindi per quanto riguarda invece la partita dicevo che i tifosi si sono anche lamentati sul fatto dell'uscita all'improvviso di Milicevic, che è stato tirato fuori, ricordiamo un nazionale under 21 croato, che comunque poteva continuare a fare bene nel settore avanzato. E l'ultima... Mi pare di capire che non sei tanto d'accordo con questa sostituzione di Milicevic. Sì, anche sì, sulla sostituzione di Milicevic, e soprattutto volevo rimarcare cosa che ho detto già l'altra volta, ero in disaccordo col presidente Mancini, sul fatto del fraseggio maggiore che... Noi vorremmo vedere un fraseggio maggiore di palla, quindi uno scambio di palla a breve distanza dei nostri giocatori, soprattutto negli ultimi 25-30 metri, perché Perna e i gol che ha fatto sono stati fatti appunto in una situazione avanzata di gioco, con un gioco fraseggiato fino alla porta, quindi di solito ha segnato nei pressi della porta, non ha mai segnato con grandi tiri da fuori oppure con acrobazie, diciamo. Quindi l'avanzamento del fraseggio potrebbe portare il nostro Perna, un punto di riferimento per il nostro attacco, forse a concretizzare qualche palla in più. Ecco, questo è un piccolo apporto che noi vogliamo dare. Ecco, questo è un argomento che avevi già affrontato nell'ultimo numero di Pro L'Aquila, che riproponiamo anche con il direttore generale Fabio Relli e con Gianmarco Menga. Gianmarco, è un'Aquila troppo precipitosa negli ultimi 20 metri, bisognerebbe ragionare di più, dice Paolo Ljubic, sei d'accordo? Paradossalmente si ragiona fin troppo nei pressi della propria area di rigore, perché a volte il fraseggio di cui parla Paolo al cardiopalma c'è più vicino la porta, la propria porta, la porta di Scotti, che in quell'avversaria. Negli ultimi 30 metri è come se si faccia prendere un po' dall'ansia, si va con il lancio lungo, oppure a volte Perna non riesce a fare sponda e a tenere palla, a far salire la squadra, e quindi poi a volte si prendono anche delle infilate in contropiede. Se mi permetti, giuro, mi volevo però riallacciare al discorso sui tifosi, perché mi premeva fare sinceri complimenti ai tifosi che hanno gremito il Bonolis di Teramo, e per lanciare anche un senso anche di speranza in queste ultime 6 partite. Dicevo prima quanto fosse fondamentale, e ne è cosciente la società in primis, di mantenere la categoria, ma lancio un elemento in più prendendo spunto da uno degli ultimi elementi che sono emersi dopo la nuova presidenza di Gabriele Gravina, e cioè quella che l'anno prossimo, tra le altre cose, potrebbe diventare a pagamento il portale Sportube. Perché è importante? Perché vedendo i numeri, e lo diciamo da tempo, Sportube domenicalmente per le partite dell'Aquila fa migliaia di visualizzazioni e di contatti. Presumo che la maggior parte siano di tifosi aquilani che, o per pigrizia o perché magari vogliono seguire la squadra senza andare a finanziare, diciamo, lo stadio e di riflesso la società e la squadra, cosa che sarebbe importante, guarda la partita da casa. Io credo che possa essere uno stimolo in più per far tornare il calcio vero allo stadio, a respirare lo stadio, tramite questa... appunto tramite il pagamento del portale, che è un elemento in più che si aggiunge allo stadio di Acquasanta, agli altri discorsi che si fanno ormai da settembre, e quindi questi elementi messi insieme mi fanno presagire un futuro finalmente un po' più roseo rispetto al passato. Però il futuro è roseo se si rimane in Lega Pro, quindi torniamo di nuovo all'attualità. Ecco, sono considerazioni, direi un ottimo spunto di riflessione, quello di Gianmarco Menga. Per quelli che sono i dati di contorno, potrebbero essere determinanti in fase di rilancio per l'Aquila dell'anno prossimo. Lo stadio, tutti ci auguriamo di poter commentare l'Aquila, il nuovo stadio di Acquasanta, e soprattutto questa novità che verrà introdotta dal presidente Gravina del pagamento delle partite in streaming sul portale Sportube. Ecco, su questo ultimo aspetto vorrei sentire anche Fabio Relli, che da dirigente naturalmente si auspica una maggiore presenza del pubblico del Fattori. Forse questa novità, questa decisione della Lega Pro può essere uno stimolo in più per vedere un Fattori sicuramente più caldo e più frequentato il sabato o la domenica quando gioca l'Aquila in casa. Ma sicuramente questa iniziativa del presidente Gravina
Finalmente è un'istanza che lui raccoglie da buon manager qual è, poiché era stata incredibilmente inascoltata dalla precedente governance della Lega Pro, poiché la Lega Pro ha ogni stagione circa 28 milioni, 30 milioni di contatti su questa piattaforma. Fosse anche un euro a contatto, parliamo di cifre stratosferiche che andrebbero a rimpinguare le casse delle società di Lega Pro, che comunque sono soggette a dei vincoli amministrativi molto marcati, ma con ritorni davvero molto più bassi rispetto alle nostre società di riferimento di altre categorie. Chiaramente lo spettatore aquilano, come penso tanti altri spettatori, un po' per pigrizia, anche per comodità, potendosi vedere gratuitamente la partita da casa, spesso ha rinunciato allo spettacolo dal vivo. Chiaramente il mix di fattori a cui faceva riferimento Gianmarco, quindi un nuovo sistema di pagamento del portale di Sportube, abbinato a un nuovo stadio, finalmente lo stadio Acquasanta, e siamo veramente addirittura all'arrivo. Io sto seguendo da vicino insieme ad alcuni soci incaricati. Eravamo rimasti al famoso appalto per la videosorveglianza. L'appalto, adesso stanno terminando i giorni di fermo, chiamiamoli così, 36 giorni in cui chi vince l'appalto deve aspettare che non vi vengano fatti ricorsi. A quanto pare, incrociamo le dita, sembra che tutto stia correndo liscio. Il comune è già pronto a installare seggiolini e la ditta che dovrà installare il sistema di videosorveglianza, ricordiamo, sono circa 110 telecamere, sono tantissime. E sarà pronto a farlo lavorando anche al di là dei tempi normali di lavoro, appunto. Quindi c'è un grosso fare delle date. Io ne approfitto che abbiamo toccato così marginalmente questo argomento, che abbiamo rimandato ai prossimi appuntamenti di Prolaquila, perché adesso chiaramente assume un'importanza decisiva l'analisi tecnica della stagione dell'Aquila. Però come dice lei, incrociando le dita, la speranza concreta a questo punto, più che mai concreta, di avere disponibilità almeno a settembre, insomma agosto. Io credo di sì, perché vedo un'area nuova anche negli ambiti delle stanze comunali. Il sindaco ha davvero, insieme al suo staff, ha davvero preso di petto la questione, sta lavorando alacremente, ci ha coinvolto. Siamo in riunione permanente con l'ufficio di gabinetto, con il sindaco, quindi insomma credo che ci siano tutte le premesse per poter dire che tutte le lungaggini burocratiche passate, con quelle che ancora dovranno venire tra collaudi, commissioni provinciali e commissioni di criteri infrastrutturali della FIGC, contiamo per avere l'anno prossimo, speriamo, contiamo chiaramente Lega Pro, l'Aquila Calcio e lo stadio d'Acquasanta. Possiamo dire anche che è pronta una convenzione per la gestione dell'Aquila Calcio? Abbiamo iniziato a parlare anche di quello, c'è una prossima riunione che dovrà essere fissata dal sindaco, presupponiamo per la prossima settimana. Verbalmente abbiamo già toccato dei punti, insieme in riunione c'era anche il socio, il futuro socio Eliseo Iannini, che però sta già raccogliendo la delega da parte degli attuali soci a seguire da vicino la vicenda, e chiaramente assistito da Massimo Mancini, Corrado Chiodi e da tutto lo staff. E stiamo già a buon punto per quanto riguarda anche questi argomenti. Insomma, ho visto anche stamattina i soci a margine della riunione con la squadra fare un sopralluogo di nuovo e iniziare a parlare anche di future progettualità sullo stadio. Questo lo colgo come qualcosa di molto positivo, perché vuol dire che si sta guardando avanti, e farlo in un momento del genere dove paradossalmente le difficoltà farebbero un pochino raffreddare le persone che sono intorno alla squadra, anche quelle sempre, diciamo, additate come meno appassionate, invece è un volano assolutamente positivo. E mi auguro che l'ennesima iniziativa che faremo anche per la partita con la Maceratese, daremo un biglietto omaggio per ciascun abbonato, valorizzando ancora una volta i nostri abbonati e cercando di farli da tramite per portare nuove persone allo stadio, insieme ad altre iniziative che sono state fatte anche in passato, legittimano la voglia di questa proprietà di cercare di coinvolgere il più possibile le persone, e faremo anche altre attività da qui alla fine del campionato. Ecco, io direi che questa sera sono state dette cose molto importanti da Fabio Relli. Siamo rimasti chiaramente sul discorso tecnico, che approfondiremo in questa parte finale di Prolaquila, due concetti importanti. Anzitutto la nuova iniziativa per portare più gente allo stadio Fattori, che è stata spiegata dal direttore generale Rossoblù.
direi soprattutto l'auspicio di avere lo stadio di Acquasanta all'inizio del prossimo campionato. Diventa più che mai fondamentale mantenere questa categoria. Ci sono ormai tutte le forze che convergono allo stesso punto, dal comune alla società, per superare gli ultimi ostacoli di natura burocratica, ma direi anche di natura pratica, perché come spiegava molto bene Aureli, adesso occorre lavorare sodo, dopo aver aspettato il decorso dei giorni stabiliti dalla legge per far partire i lavori, dopo l'assegnazione dell'appalto del sistema per allestire il sistema di videosorveglianza e quindi tutto il discorso legato ai seggiolini e quant'altro, per ultimare i lavori e quindi rendere disponibile il nuovo impianto della zona di Acquasanta dell'Aquila. Gianmarco Menga, penso che sia una serata importante questa, perché dal direttore generale dell'Aquila arrivano rassicurazioni davvero molto importanti di come questa società sia lì dietro a ogni particolare per assicurare un futuro roseo al calcio aquilano. Insomma, io penso che l'immediata conseguenza di tutto questo sarà più pubblico, come dicevi anche tu, e soprattutto una realtà finalmente dedicata al calcio come non si vedeva da tempo. Io penso che, come in ogni cosa, quando non si hanno pregiudizi è giusto criticare ed elogiare in base alle situazioni. Io credo che negli anni passati, se si fosse avuta l'attenzione che si sta avendo adesso, sia sullo stadio sia sui problemi di squadra di cui parlavamo prima, forse non ci sarebbero stati dei finali di campionato che abbiamo vissuto come quello dello scorso anno, o le lungaggini ormai annose per quanto riguarda lo stadio di Acquasanta. Però ben venga questa attenzione, ripeto, perché vuol dire che il passato insegna qualcosa anche da questo punto di vista. Sono molto contento anche di questa ennesima riprova della promozione data agli abbonati, che però purtroppo non ha riscosso successo fino ad ora. Però ecco, anche questo, il fatto che la società continui imperterrita, è un altro segnale importante, con la speranza che venga data una risposta. Se mi permetti un ultimo accenno per tornare sull'aspetto tecnico, quello che diceva Paolo, io mi auguro, e non è che sono di parte, lo dico per il bene della squadra, che Maccarone torni in difesa, al centro della difesa, anche perché credo che molti vorrebbero vederlo al fianco di Pesoli. Noi abbiamo visto un inizio di campionato dove credo che Maccarone abbia sentito anche più peso rispetto a quello che diciamo doveva avere, per quanto riguarda un pacchetto difensivo che comprendeva Cosentini, che era un centrocampista aggiunto, e un Piva in una parte del campionato che, non scordiamoci, è stato terzino per una vita. Vederlo al fianco di Pesoli, che ha 10-12 anni in più ed è un centrale difensivo puro, e quindi fare una coppia di centrali vera, soprattutto in questo momento del campionato dove gli esperimenti e gli adattamenti credo che non si possano più fare, perché si gioca veramente alla morte, come dico, credo che sia la soluzione migliore. Grazie Gianmarco Menga. Proprio 20 secondi con Paolo Ljubic, che ho la regia ancora proprio in extremis, un po' di tempo per lo stadio. Più gente allo stadio, soprattutto adesso, ma insomma le parole di Fabio Aureli sono importanti. Sì, condivido il pensiero, cioè per noi è importante ritrovare appunto la squadra, un modulo di gioco fisso che avvenga per le ultime 6 partite, cioè partire con uno schema di gioco e finire con uno schema di gioco. E poi lo stadio è importantissimo, cioè per me è scontato, cioè lo stadio Acquasanta potrebbe essere un motivo in più per portare quelle persone che si sono dissociate dalla frequenza allo stadio, perché noi abbiamo visto parecchie persone in meno. Se vediamo i filmati vecchi, vediamo un grande stadio, una grande curva, tantissime persone in più. Quindi per riportare queste persone speriamo che ci siano le promozioni, ben vengano quelle del direttore Aureli, che ha detto poc'anzi, e anche lo stadio nuovo di Acquasanta, che sicuramente porterà delle persone. Quindi io sono positivo. Mi ridico un attimo il concetto appunto dello schema di gioco. Speriamo che la squadra abbia, perché le individualità sono forti, noi abbiamo dei giocatori forti, speriamo che la squadra abbia un modulo da seguire fino alla fine del campionato. Mi ripeto, ma questo è il mio pensiero. Grazie a Paolo Ljubic, grazie soprattutto al direttore generale dell'Aquila Calcio, Fabio Aureli. Direttore, in bocca al lupo. Crepi lupo, grazie a voi, buonasera. Grazie di aver accettato il nostro invito, e grazie naturalmente all'inesauribile Gianmarco Menga. Complimenti ancora per questa splendida opera, grazie, questo libro che ha fatto un po' il giro d'Italia in questi ultimi giorni. Davvero complimenti, grazie, Gianmarco, a presto. Tutti invitati all'Aquila appena daremo la data. Saremo tutti presenti. Grazie alla produzione tecnica di TV6 dell'Aquila. L'appuntamento è per martedì prossimo alle 21:45 con l'Aquila Calcio. Arrivederci.